Buonasera ad Alessandra Bucci e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano il Bari Calcio, fissata per il 18 aprile, l'asta per l'acquisizione del Bari Calcio, base di partenza, 4,3 milioni di euro, a cui verranno aggiunti circa 3 milioni di euro di debiti sportivi. Gli eventuali acquirenti potranno presentare le offerte entro le ore 10 del 18 aprile in busta chiusa. Sentiamo uno stralcio della conferenza stampa di questo pomeriggio dei due curatori fallimentari, il dottor Marcello Danisi e il professor Gianvito Giannelli. Il soggetto che vuole partecipare all'asta deve presentare un deposito, un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura di 3 milioni di euro. Questo perché ci si è resi conto di evitare in questo momento particolare che ci fossero speculazioni da parte di alcuni, per cui devono partecipare solo ed unicamente i soggetti realmente interessati. Un'altra considerazione, lei dice giustamente, ma che succede se non ci sono offerenti? Beh, noi abbiamo tutto pronto, quindi voglio dire, al momento in cui il 18 aprile dovessimo avere un esito assolutamente negativo, che non ci sono offerenti, posso immaginare che il 19 aprile sarà bandita l'asta successiva. La stima l'abbiamo, poi sarà il Tribunale che farà le valutazioni o meno sull'eventuale determinazione del nuovo prezzo base. Questa poi è una scelta che farà il Tribunale, il giudice delegato, e che non possiamo fare noi. Però nel frattempo una macchina ben oliata e, posso dirlo, anche molto rapida, ormai è stata messa in moto. Quindi è lecito immaginare che se il 18 aprile non riusciamo a non dovessimo avere offerti, entro fine aprile o fine maggio potremmo avere comunque un secondo tentativo. Voltiamo pagina e parliamo di credito alle imprese. Credito diminuito in Italia a fine 2013 più dell'8% su base annua. Questo pomeriggio il direttore regionale di Banca d'Italia Giorgio Salvo ha tracciato l'andamento congiunturale dell'economia pugliese nel convegno organizzato da Cofidi Puglia. Sentiamo. E fino alla fine del 2013 eravamo in presenza di una riduzione sia della domanda di credito sia dell'offerta di credito. La situazione economica che era imperniata su una flessione degli investimenti produttivi e un rallentamento dell'attività produttiva riducevano la domanda di credito, le sofferenze bancarie riducevano l'offerta di credito. E sta cambiando qualcosa in questa fase, già a partire dalla fine del 2013, ma ancora di più nella previsione dei primi mesi del 2014, si vede una riduzione della restrizione creditizia da parte della banca e un aumento della domanda di credito da parte delle imprese. È stato il direttore della filiale regionale di Banca Italia in Puglia, Giorgio Salvo, a tracciare l'andamento congiunturale dell'economia pugliese, del credito e delle garanzie questo pomeriggio nel padiglione Union Camere della Fiera del Levante. L'incontro organizzato da Cofidi Puglia è servito a fare il punto della situazione nel sud. Secondo recenti studi di Banca Italia, il credito alle imprese non ha ancora beneficiato del miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari, nonostante le previsioni per il primo semestre del 2014 siano incoraggianti, tanto per la domanda quanto per l'offerta. Il settore maggiormente colpito, quello delle costruzioni, più robusta invece la domanda per il manufatturiero. Politiche di maggiore prudenza ovviamente arrivano dalle piccole banche, che chiedono maggiori garanzie percependo più alti rischi. Ma erogare garanzie ancora oggi rimane un atto di coraggio, ha spiegato Teresa Pellegrino, direttore generale Cofidi Puglia. In un momento in cui il credito bancario si riduce dell'8%, ha commentato la Pellegrino, noi comunque aumentiamo le garanzie. Ci vuole coraggio oggi per dare il credito, però la missione nostra è quella di aiutare le imprese. E noi ci stiamo provando in tutti i modi, utilizzando tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione, sia nazionali che regionali, le misure di accesso a credito per dare le garanzie. Abbiamo un capitale nostro, ce la stiamo mettendo tutta perché vogliamo aumentare, vogliamo aiutare le imprese. Nel 2013 abbiamo fatto più 20% rispetto al 2012. E restiamo in tema. La Regione Puglia, contro la stretta creditizia, ha presentato oggi a Bari un nuovo strumento per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ce ne parla Cristina Ferrini. Trenched Cover, tradotto fondo di garanzia per sostenere il credito delle imprese locali. La Regione Puglia seconda in Italia ad introdurre lo strumento di ingegneria finanziaria, frutto di un accordo con Cofidi Puglia, ha presentato la seconda edizione dell'avviso pubblico finalizzato ad aiutare le piccole e medie imprese ad ottenere finanziamenti dalle banche con le massime garanzie. L'avviso è rivolto alle banche che potranno costruire portafogli creditizi fino a 62 milioni di euro, un valore 10 volte superiore al totale del fondo Trenched Cover. I finanziamenti
finanziamenti devono essere concessi alle imprese per investimenti innovativi, investimenti iniziali, capitalizzazione aziendale. Gli importi variano tra i 50 e i 400 mila euro. Che cosa vogliamo ottenere? Noi vogliamo ottenere finalmente, unendo il massimo risultato possibile con il minimo sforzo da parte dei fondi pubblici. E mentre registriamo, lo sforzo da parte di Regione Puglia e consorzi di settore per agevolare le imprese nell'accesso al credito e il livello di fiducia nei confronti del sistema bancario crolla vertiginosamente. Sentiamo questo sondaggio. Hai fiducia nelle banche? No, nessuna fiducia, non gli lascerei nemmeno un centesimo. Diciamo che spesso i problemi, non sono collegabili alle banche, ma è il sistema che non funziona. Ormai un pochino di meno, perché credo che sia aumentato un po' tutto, commissioni, tutto, quindi sì, di meno rispetto a prima. Momentaneamente sì, perché è l'unica cosa che ti può fare andare avanti, altrimenti non si riesce a mandare avanti un'impresa, anche una famiglia, eccetera. Assolutamente no. Perché? Perché è tutta una cricca per togliere soldi inutilmente alla gente. Ho fiducia solo in me stesso, per la mia professionalità. Io non ho molta dimestichezza con le banche, però sì. Né oggi, né ieri e né mai, perché le banche sono praticamente un'associazione a delinquere in guanti gialli. Il cantiere per la Pavoncelli bis salvo, e cambiamo argomento, dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera alla proroga del commissariamento sino al 31 dicembre 2015 per il completamento dei lavori per la realizzazione della galleria Pavoncelli bis, volta ad assicurare il rifornimento idrico di oltre 1.300.000 pugliesi, trasferendo in Regione Puglia attraverso l'acquedotto del Sele le acque prelevate dalla sorgente di Caposele. La nuova galleria è un'alternativa a quella esistente a rischio di crollo anche in conseguenza di eventi sismici che l'hanno colpita e la cui interruzione impedirebbe l'approvvigionamento idrico della Puglia. Un progetto che mira a sostenere l'adozione di tecnologie solari nell'area del Mediterraneo è stato presentato questa mattina dalla Regione Puglia. A illustrarlo il Presidente Vendola e l'Assessore Capone insieme a esperti del settore, che hanno sottolineato l'esigenza di sostenere la diffusione dell'energia solare nell'area del Mediterraneo attraverso piani di finanziamento innovativi e strumenti di incentivazione di mercato. 9 partner coinvolti nel progetto provenienti da 5 nazioni: Italia, Spagna, Libano, Egitto e Tunisia. La cronaca: trasporta 4 kg di marijuana su un pullman Roma-Bari, arrestato dai carabinieri un cittadino nigeriano. L'uomo, 31 anni, residente nel quartiere Libertà, è stato sorpreso dai militari con il carico nascosto in un trolley. Da tempo era sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine perché sospettato di trafficare droga. Una locandina sui generis affissa in chiesa per scuotere le coscienze dei propri parrocchiani e invitarli a essere credenti da vivi piuttosto che da morti. Vediamo. Pochi credenti in chiesa che arrivano con le proprie gambe, molti di più quelli per cui viene celebrato il rito funebre senza però aver praticato la fede in vita. Come porre rimedio e smuovere le coscienze di un'intera comunità? Nel secolo di internet e degli slogan, eccone uno affisso nella parrocchia del Preziosissimo Sangue in San Rocco al quartiere Libertà. Non aspettare di essere portato a messa, vieni tu stesso. Lo spunto è tutto made in web. L'idea, quella del parroco Don Mimmo Parlavecchia, missionario di origini bitontine, tornato a Bari solo da un anno dopo essere stato per diverso tempo a Roma. Di certo un successo così eclatante in sole 2 settimane Don Mimmo proprio non se lo aspettava. La locandina fissa in chiesa ormai l'ha tolta perché, ci confida, molti venivano qui solo per vederla e non per incontrare Gesù. E se il successo mediatico non cercato è stato immediato, ecco qual è stata la risposta della comunità barese alla provocazione di Don Mimmo Parlavecchia. Come in ogni situazione ci sono sempre più risposte. C'è che chi è intelligente comprende, appoggia e sponsorizza. C'è chi invece, come al solito, percepisce in maniera non esatta la provocazione e quindi ci rimane male. Quindi la sua provocazione ha smosso un po' le coscienze? Più di quanto mi aspettassi, non solo sul territorio locale ma anche a livello nazionale, e questo mi lascia pensare. Vuol dire che i cristiani devono riscoprire la vita e devono scegliere Gesù in questa vita per poi viverlo nell'eternità.
Vote for me, vote for a woman. Questo è lo slogan delle donne baresi che unite hanno organizzato gli stati generali delle donne. Tre giorni dal 2 al 4 aprile incentrati sull'autodeterminazione delle donne in politica. Gli ultimi dati Istat infatti evidenziano una difficoltà del fare politica per le donne a fronte di un riequilibrio tra i generi per tutte le altre professioni. Un programma fitto di workshop, incontri e scambi di idee aperto a tutte le cittadine baresi perché non ci può essere lavoro senza partecipazione. Tantissimi in coda sabato pomeriggio nel centro commerciale Bari Blu per incontrare Rocco Hunt, giovane promessa del rap italiano. Lo ha incontrato per noi Barbara Cirillo. Il suo giorno buono è stato il 21 febbraio. Rocco Hunt, al secolo Rocco Pagliarulo, classe 1994, vince il 64esimo Festival di Sanremo nella sezione giovani. Da allora la sua vita è cambiata. Un contratto con la Sony, suo ultimo album, il terzo A Verità, uscito il 25 marzo. Tante le collaborazioni con i grandi della musica italiana, da Federico Zampaglione a Eros, per finire con i rapper Clementino ed Enzi. E Rocco Hunt, giovane e timido davanti a una telecamera, continua il suo tour in tutta Italia, attirando folle parecchio eterogenee. E così al centro commerciale Bari Blu, per un autografo, una foto insieme a lui, in coda, con in mano il suo album, c'erano signore e signori, così come ragazzini e persino qualche bimbo emozionato all'idea di incontrare il proprio idolo. A soli 20 anni la vita di Rocco Hunt è cambiata, anche se lui giura, rimane con un piede per terra e uno nel sogno. Che cosa è cambiato dopo Sanremo? Ma assolutamente un po' di cose intorno a me, però io sono sempre lo stesso di sempre dopo questa esperienza al festival, anzi mi ha responsabilizzato sempre di più. Responsabilizzato di più, anche se tu responsabile un po' lo sei stato, salire sul palco con un pezzo così importante a soli 19 anni, insomma è stato coraggioso, ma penso che ne fossi ben consapevole. Sì, comunque il tipo di tematica che ho scelto nel brano appunto che ho portato al festival era una tematica molto molto importante, una tematica di attualità, ma non solo, una tematica forte, un disagio espresso appunto lì su quel palco a favore della mia terra e del mio popolo. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo sereno, temperature comprese tra 10 e 18 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net, l'indirizzo di posta a voi dedicato info@ilsegnodizorro.it. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento più tardi.